Oggi ti porto in una casa dove è stata buttata via una pompa di calore dopo qualche anno dalla sua installazione. È stata letteralmente buttata nel ferro vecchio. Se vuoi capire perché, seguimi in questo video. Il motivo per cui la pompa di calore non funzionava, o meglio, non dava quello che richiedeva il cliente, ti sarà svelato più avanti nel video, attraverso l'installatore. Mentre prima vorrei farti alcune premesse. Immagina di voler toglierti completamente dal gas e dare disdetta al tuo fornitore. E quindi ti stai informando su come fare attraverso le pompe di calore. Le persone a cui ti puoi affidare possono essere dei venditori porta a porta, che tecnicamente non conoscono nulla, ma che il loro obiettivo è solamente farti firmare un contratto. Oppure puoi avere a che fare con l'idraulico da bar. Mi piace definire idraulico da bar quell'idraulico, quell'installatore che non vuole formarsi, che non vuole crescere, quello che è ancora fermo alle caldaie come 40 anni fa. Per fortuna poi ci sono anche molti installatori che hanno buone competenze e che hanno a che fare tutti i giorni con prodotti professionali. Un altro canale potrebbe essere internet. Quindi vai su internet, passi serate, notti su internet a cercare sulle pompe di calore, in modo da acquistarla direttamente, capire come funziona, come non funziona e informarti in maniera autonoma. Oppure ti affidi alla parola di tuo cugino o del tuo migliore amico che ha realizzato un impianto in pompa di calore e che si è trovato bene. Purtroppo però l'esperienza di tuo cugino non può essere applicata nel tuo caso, nella maggior parte delle condizioni. Se le cose non funzionano, di chi è la colpa? È colpa della pompa di calore? È colpa dell'installatore? Oppure è colpa del progettista che l'ha progettata male o che non l'ha dimensionata correttamente per il tuo caso? Diciamo che la verità sta nel mezzo, ovvero manca un coordinamento tra queste tre figure. Manca un'analisi di fattibilità, manca una progettazione seria esecutiva, manca un'installazione alla regola dell'arte e manca un monitoraggio alla fine dopo l'installazione, in modo che qualcuno ti segua per tutti gli anni a seguire. Nella maggior parte dei casi uno di questi tasselli manca e se manca solo uno di questi tasselli cade il palco ed è per questo che poi le cose non funzionano. Allora ti racconto la storia che abbiamo vissuto direttamente con l'installatore partner che ha trovato un cliente al quale è stata rimossa e buttata al ferro vecchio la pompa di calore. Oggi sono qua a Villa d'Ose, provincia di Rovigo. In questo video sentirai le parole di Michele e le disavventure che lui ha avuto con una pompa di calore commerciale installata pochi anni fa. Andiamo avanti. Devi sapere che questa è una casa a clima, quindi con tutti quelli che sono i parametri per l'utilizzo di una pompa di calore per il riscaldamento. Ma oggi, se Michele, il padrone di casa, me lo concede, faccio dire da lui come si è trovato con la vecchia pompa di calore e quali sono state, le disavventure che lui ha un po' vissuto. Quindi Michele, grazie. Naturalmente lo pagherò alla fine dell'intervista. Allora, a Michele chiedo un po' la costruzione della casa, come è stata fatta, in modo che tu ti faccia un'idea anche della tipologia di abitazione e poi quali sono state un po' le disavventure che ha avuto con questa pompa di calore commerciale. Vai Michele, quindi ruota libera. Mentre Roy porta via anche il bollitore elettrico. Quindi pompa di calore e anche bollitore elettrico. Ci sarà un Sì, perché perché? la pompa di calore quando praticamente faceva acqua calda non faceva riscaldamento Ah. e quindi rimanevo senza riscaldamento. E allora è stato messo su un boiler anche perché a volte quando andava in sofferenza e quindi ghiacciava fuori doveva sbrinare fuori e quindi ero a piedi Ah, di ok. tutto. Quindi non ho capito bene, ma la pompa di calore fuori si ghiacciava. Sì. Ok, quindi l'unità esterna fuori si ghiacciava. E per dargli comunque la garanzia dell'acqua calda, ben pensato di mettere un bollitore elettrico Sì, nel anche perché a frattempo. volte andavo in blocco a caldaia e mi trovavo l'acqua fredda e quindi per assicurarmi di avere sempre l'acqua calda ho messo il bollitore in aggiunta per avere l'acqua calda sempre sicura, Sì. insomma, Per essere anche se ci sicuro, metto. Sì. anche perché da poco hanno avuto anche una bambina che ha 2 mesi, quindi la sicurezza anche della famiglia Michele aveva pensato anche in questo senso.
Due parole sulla casa, Michele, tu hai una casa degli anni 80, 70? No, la recente. Sì. Una super casa, con tutte quante le caratteristiche di una casa clima. Se vuoi magari elencarle tu un po' gli spessori di cappotto e tutto. Sì, è un X-Lam, una casa in legno in X-Lam, con parete da 10 cm, cappotto in fibra di legno da 20 cm, e dopo c'è il tetto ventilato, qui ventato, con 24 cm sempre di fibra di legno, e il tetto normale, sopra con la copertura normale. E sotto, isolamento dalla platea, e 40 cm arrivare alla platea con EPS. Perfetto, quindi una casa, ti assicuro, io ho fatto anche il giro della casa, super performante, addirittura per il riscaldamento non ha utilizzato né acqua calda come impianto pavimento o termosifoni, bensì ha utilizzato una macchina in VMC, e dopo ti faccio vedere qualche particolare, proprio perché la casa è completamente ermetica. Quindi la scelta della pompa di calore di Michele era azzeccata e perfetta, e come tipologia di utilizzo in una casa del genere. Ha solare termico e anche fotovoltaico. Quanti kilowatt? 5,86. Perfetto, quindi la scelta della pompa di calore era azzeccata. L'unico problema è tutto quello che si parla nel protocollo. Non c'è stata una fattibilità dall'inizio, non c'è stata una progettazione probabilmente fatta bene da esperti, da specialisti, e anche la scelta della macchina non è stata proprio una scelta azzeccata. Quindi a distanza di pochi anni Michele oggi deve cacciare un po' di soldi. Esatto. È contento però? Spettacolo? Sì. Devo spendere una volta sola, però così. È andata, dai. Adesso nei prossimi due o tre video, vedrò un attimino, ti faccio vedere un po' l'esecuzione dell'installazione della nuova pompa, ti faccio vedere anche la vecchia pompa di calore, un po' di particolari che ti possono essere utili per non incappare in problematiche come quella di Michele. Intanto ringrazio Michele, dopo grazie, ti do i soldi. Ciao! Ciao! Ah, iscriviti al canale!